parte di A Tu per Tu con il programma che porta nei nostri studi i professionisti e li mette a vostra disposizione gratis, e non è da tutti, per darvi la consulenza di cui avete bisogno. Questa sera torna una veterana del nostro programma dopo un po' di assenza, eccola qua, il nostro promotore creditizio di fiducia, la signora Patrizia Noto. Grazie, buonasera a tutti e grazie a te per l'invito. Grazie a te per accoglierlo sempre davvero con slancio e per mettere la tua professionalità al servizio del nostro pubblico. E quindi voi lo sapete, quando la consulenza è gratis io ne approfitto. 0381 09 14 51 per le vostre telefonate in diretta, oppure se siete timidi 366 11 88 002 per i vostri WhatsApp. E allora sapete che quando c'è Patrizia si parla di mutui e di tutto quello che del mondo che ruota intorno al credito, che si divide, lo sappiamo, no? Ormai lo sappiamo, in due grandi filoni, quello dei mutui e quello dei prestiti. Esatto. Alla persona. Allora, cara Patrizia, vorrei un attimo focalizzarci sui prestiti, perché nelle puntate, insomma, che abbiamo fatto a inizio anno e alla fine dell'anno scorso, abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di truffe che possono correre sul filo, correre in rete, quindi non c'è niente di più invitante per i truffatori di persone bisognose. Certo. E quindi molto spesso si trovano delle piattaforme che promettono del credito e invece poi ti chiedono i soldi addirittura, oppure di tassi che sono all'orlo dello strozzinaggio. Dell'usura. Che cosa possiamo consigliare ai nostri telespettatori? È giusto googolare mi servono credito e rivolgersi al primo che capita? No, assolutamente, secondo me no, è sempre meglio appoggiarsi a un professionista o comunque sia andare nelle finanziarie vere e proprie direttamente, ce ne sono diverse, quindi direi che forse è meglio fissare un appuntamento e andare direttamente, perché appunto abbiamo il rischio di non sapere su cosa andare a parare andando su internet, perché come abbiamo sentito prima ci sono diverse truffe e diciamo che solitamente chi chiede un prestito è magari gente bisognosa e purtroppo c'è gente che se ne approfitta, quindi io direi andate direttamente o nella vostra banca o comunque in queste finanziarie, che comunque penso che in ogni città ce ne siano parecchie. Ecco, anche perché abbiamo visto addirittura con i nostri professionisti delle truffe che ci sono dei siti veramente molto belli e molto apparecchiati bene, passatemi questo termine, che millantano anche nomi di banche estere, poi alla fine sono truffe. Esatto, il classico specchietto per le allodole. Praticamente bisogna stare attenti appunto da queste cose e diffidare. Io, come dicevo prima, vi consiglio di andare direttamente ad evitare. Magari uno può andare su Google, informarsi per i tassi, però siccome nessuno regala niente, soprattutto i soldi, vi consiglio di andare direttamente, pagare, fissare un appuntamento con un consulente specializzato. E guardarsi negli occhi. Esatto. E allora, proprio per scampare il campo da tutto quello che ci può annebbiare la vista, lo chiedo anche a te, sappiamo ormai già la risposta se siete stati attenti, è possibile che per darmi dei soldi debba io fare prima un bonifico perché devono essere sicuri e avere la tracciabilità del mio conto? Assolutamente no, diffidate da qualsiasi persona che vi chieda una cosa del genere, non esiste proprio. Che cioè, vi chieda dei soldi? Assolutamente no, okay. Assolutamente. Per quanto riguarda i prestiti, possiamo fare così un affiancamento, una similitudine con i mutui, i tassi sono vantaggiosi o è un discorso diverso? No, è un discorso molto diverso, i tassi dei finanziamenti sono molto più alti. Diciamo che comunque sia quando ti concedono un prestito non hai nessuna garanzia a parte lo stipendio, no? La finalità comunque è sempre diversa, può essere l'acquisto di una macchina, può essere, non so, fare un prestito perché devi comprare i mobili, insomma le finalità sono diverse e i tassi sono molto più alti rispetto a un mutuo, ovviamente. Non devo però dichiarare il motivo per forza. Assolutamente, sempre. Bisogna dichiarare. Sì, se voglio, che so, fare un
Intervento estetico. E beh, dirai che hai bisogno di intervento estetico. Presenterai un preventivo, giustamente, ah. E così sì, assolutamente, bisogna sempre giustificare. Giustificare, sì. Però hai detto che no, guardi signorina, se vuole fare il trattamento estetico, allungare le gambe, no, non le diamo. Insomma. No. Se ho tutte le garanzie. Esatto, bisogna capire che finalità poi avranno questi soldi, ecco. Ok, quindi diffidate da chi vi chiede soldi per darvi soldi, perché ovviamente se ho bisogno di soldi non è che ne posso andare a sperperare altri. Assolutamente. Vi vogliono truffare. Torniamo ai nostri amati mutui invece. Allora, il mutuo è quella forma grazie alla quale riusciamo ad avere una ingente somma di denaro e riusciamo ad acquistare in buona sostanza la nostra amata casa. Esatto. Che è il sogno, rimane il sogno di tutti gli italiani. Ci hai lasciati l'anno scorso dicendo che insomma, benché il periodo non è roseo a livello economico generale e globale, era proprio invece un buon momento per i mutui perché i tassi erano davvero competitivi. Cosa ci puoi dire a inizio anno? Beh, diciamo che più o meno sono rimasti più o meno quelli. C'è stato un piccolo adeguamento, un piccolo rialzo, ma niente di che. Confermo comunque che è il momento di fare i mutui e acquistare, anche perché il valore del mercato si è un po' abbassato, quindi con il costo del denaro, che comunque è notevolmente basso, bisogna investire, ecco. Bisogna investire. Senti Patrizia, allora sono arrivate già due domande. Una ce la fa Laura e ci chiede se tu hai esperienza anche di mercato immobiliare nella nostra zona, come sono i prezzi degli immobili, perché lei, insomma, solamente guardando un po' così gli annunci, le sembra di capire che sia un momento buono per comprare. Sì, te lo confermo assolutamente. I prezzi, come dicevo prima, si sono abbassati notevolmente e anche in zona da noi comunque i prezzi sono ottimali. Ecco, già se ci spostiamo magari in provincia di Milano sono diversi, ma qui nella zona i prezzi sono ancora abbastanza contenuti. Ecco, e mi dispiace un po' per chi deve vendere, diciamo. Esatto, diciamo che non è il momento per vendere, è il momento per acquistare. C'è sempre il pro, ci sono sempre i pro e i contro in ogni situazione, una di queste è questa. Diciamo anche che però se uno vende per acquistare, venderà magari male, ma acquista bene, esatto, quindi recupera gioco dall'altra parte. Allora può essere anche il momento per allargarsi. Anche, certo, assolutamente. Ti è capitato di gestire vendite, acquisti? Certo. Io ad esempio adesso ho due clienti che comunque loro hanno venduto e hanno acquistato una casa più grande perché hanno messo su famiglia, e quindi mi capita di seguire ambe le parti. Allora ti faccio il proseguo della domanda della nostra Laura, che è questo. Se io ho già un mutuo aperto, che cosa è meglio fare? Estinguerlo con i soldi che ricavo dalla vendita e aprire una nuova situazione, oppure farmi allungare il mutuo che ho così mi risparmio magari tante spese di... Allora, una casa non si può vendere se non si estingue il mutuo, perché ovviamente chi acquista deve avere la garanzia che comunque l'immobile sia libero da ipoteche, quindi in qualsiasi caso Laura il mutuo è da estinguere. Poi ovviamente ne rifarai un altro, vedrai se magari è una somma comunque che ti sarà avanzata dalla vendita, però sicuramente il mutuo esistente è da estinguere. Vi dico anche un'altra cosa, prima che magari fate questa domanda qua, volevo dirvi anche che non è possibile trasferire un mutuo da una casa all'altra, ecco perché mi è sembrato... Sgombriamo il campo! Esatto, perché l'anno scorso era stata fatta questa domanda, ecco, non si può fare. Beh, giustamente, cara Patrizia, i nostri telespettatori provano a risparmiare, certo. Perché dice, caspita, ho già pagato il notaio, certo. Ho già pagato un sacco di spese per aprire una situazione. No, non si può fare. Non è trasportabile. No, solo i mutui è trasportabile nel caso, portabilità del mutuo, nel caso voglia trasferire con la suddetta surroga il mutuo da una parte all'altra, ecco. Okay. Succede solo in quello, però quelli no. Il mutuo segue la casa. Esatto. Allora, mi viene il gancio per quest'altra domanda che ci fa Matteo
e dice: ho finito di pagare il mio mutuo, quindi complimenti caro, hai brindato, speriamo di sì. Praticamente mi è arrivata la lettera dalla banca, sì. Che ho finito, sono stato bravo, e che procederanno alla trascrizione, alla chiusura dell'ipoteca. Esatto. Okay. Adesso riceverò qualcosa? Ma in teoria è una cosa, vabbè, se lui vuole essere sicuro che poi questa cosa sia fatta, basta fare una visura tranquillamente con, anche con un notaio, comunque fare una visura per vedere se c'è ancora un'ipoteca. Però dipende dalla banca. Lui non deve fare nessuna richiesta, la chiusura dell'ipoteca. Sì, sì, anche perché gliel'hanno comunicato, quindi loro effettueranno la cancellazione di default. Gliel'hanno già comunicato, sì. E quindi non c'è bisogno, cioè vado dal notaio per un controllo, ma non è che devo andare dal notaio per fare questa procedura e pagare ulteriori soldi. No, è giusto per avere una tranquillità in più, perché va bene che gliel'hanno comunicato, però verifichiamo che sia fatta, no? Però ti possiamo dire che la chiusura del cerchio, e quindi la cancellazione dell'ipoteca, è compresa nel prezzo. Ah beh, sì, certo, col decreto Bersani assolutamente. Non devi sborsare altri soldi. Ok, invece una domanda te la faccio io. Quando io ho finito di pagare il mutuo, sì. No? A questo punto io e la banca non siamo più parenti. Uh-huh. Volendo posso anche chiudere il conto corrente? Che sì, certo. A quel punto certo, posso fare assolutamente tutto quello che voglio. Benissimo. Beh, ma in teoria anche se avete un mutuo e non vi trovate bene con quella banca, in teoria potete fare richiesta, ci darà qualcuno, comunque potete fare richiesta di chiudere quel conto lì e con un'altra banca dove trovate meglio fare un debito corrente sul conto in modo tale da pagare la rata, quindi non è detto che devi tenere per forza il conto corrente aperto nella banca dove hai fatto il mutuo. Io consiglio sempre di tenerlo aperto, ma per una questione di comodità, no? Almeno sei sicuro, la tua rata va giù e tutto. Però ti dico, è possibile anche fare quello. Ecco. Ok, quindi la banca ovviamente magari ci prova a dirti, no, ma fai il conto qua. No, ma quello è normalissimo, infatti io lo consiglio sempre di aprire il conto presso l'istituto dove si richiede il mutuo. Quello sicuramente, anche perché, volevoci chiaro, se un'altra banca non me l'ha dato e quella banca me l'ha dato, preferisco andare in quella banca dove mi hanno dato comunque credito. Il mutuo. Esatto. Però consiglio sempre di aprire il conto e di avere comunque un contatto con quella banca dove hanno comunque stipulato il mutuo. Ecco. Ok, allora ripassiamo un po' insieme perché ce n'è sempre di bisogno, perché adesso Nicolò ci chiede, ho un contratto a tempo determinato, sono quasi sicuro che me lo rinnovino, però per il momento è a tempo determinato. Posso chiedere un mutuo o me lo rifiuterebbero? No, anche perché a meno che non ci sia qualcun altro che abbia una garanzia più solida rispetto a lui, che si contesti il mutuo con lui, però da solo col tempo indeterminato no. Col tempo determinato no. No. Quindi vogliamo ripassare un po' i criteri, cos'è che deve avere una persona? Beh, avere comunque un posto a tempo indeterminato che... voglio dire che l'anzianità lavorativa sia almeno di 2 anni, e poi per carità uno può avere anche il tempo determinato, però magari se contesta il mutuo con il marito, con la moglie che ha un contratto a tempo indeterminato va benissimo, ma da solo con un contratto a termine no, non ha una garanzia solida, ecco. Ho capito. E io capisco anche una cosa, c'è da dirlo, che coi tempi che corrono, in cui i contratti si accorciano e la precarietà aumenta, il mondo del mutuo non è sempre facile da affrontare. Secondo te, andando avanti, se non cambierà qualcosa nel mondo del lavoro, cambierà qualcosa? Probabilmente sì, ovviamente poi si adegueranno un po' tutti, bisogna capire poi insomma quello che verrà fuori. Ovviamente una banca ha sempre cerca sempre di finanziare la persona con cui sa e con cui è sicura la capacità di rimborso. È anche vero che oggi come oggi, anche se un contratto a tempo indeterminato, ma dopo un mese, 2 mesi può anche perdere il lavoro, quindi diciamo che garanzie vere e proprie oggi come oggi non ce ne sono. Però magari si adegueranno anche loro in base a come sarà il lavoro e come saranno i contratti in futuro. Allora, vediamo. Marta ci fa una domanda sul figlio.
dice, ecco, mio figlio è proprio in questa situazione e a tempo determinato. Io, per fargli da garante, devo per forza intestarmi il mutuo o posso anche fare solo quello che una volta si chiamava il garante? No, in questo caso molto probabilmente chiederanno di cointestarsi il mutuo, anche perché, come dicevo, è un contratto comunque a tempo determinato. Poi, vabbè, dipende anche per quale società sta lavorando, quanto tempo ha cioè nel senso quanto tempo ci vuole la scadenza del contratto. Bisogna comunque valutare di volta in volta. Non è una cosa, non è proprio una cosa forzata da dire faccio il cointestatore del mutuo, il garante. Bisogna capire poi com'è la pratica, ecco. Anche l'intervento, nel senso, magari uno chiede un mutuo del 50% per dire, è già una garanzia, insomma, abbastanza forte, no? In base alla richiesta del mutuo, quindi bisogna valutare. Io so che una volta, ma magari sono tempi antichi o anche modalità arcaiche, quando una persona chiedeva un mutuo, soprattutto se era un giovane, soprattutto magari in una realtà piccola, il funzionario della banca si informava magari nella ditta dove lavorava questa persona, piuttosto che insomma faceva un po' di ricerche, diciamo, di mercato. Sono attività che ancora le banche fanno o si scontra con quella che è la privacy? No, 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 assolutamente, la banca fa sempre comunque un controllo sui datori di lavoro, infatti tante volte alcune pratiche purtroppo non passano perché magari, non so, la ditta non è ben solida e tutto, comunque la fanno sempre, perché ovviamente oltre a garantire al cliente che il cliente rimborsi il capitale che magari la banca gli ha concesso, devono essere sicuri anche che lavora in una realtà dove comunque continua ad avere il lavoro, ecco. Ecco, quindi se l'azienda è Se magari zoppicante. l'azienda già paga in ritardo gli stipendi o magari non versa i contributi, insomma, ci sono un po' di cose che traballano, diventa un po' difficile. Comunque la visura del datore di lavoro la fanno sempre in qualsiasi caso. Noi vediamo tutte queste ricerche, tutti questi paletti come delle cose ovviamente spiacevoli. D'altra parte dobbiamo pensare che la banca non si può permettere di concedere mutui No, così perché altrimenti certo. poi andrebbe gamba all'aria e ci rimette insomma la collettività. Anche se capiamo che il mondo del lavoro si sta facendo difficile, allora è difficile avere contratti. Tu parli sempre di tempo indeterminato e penso che ovviamente sia per una banca che per un promotore del credito sia il cliente, cioè, No, migliore, certo. no? Ecco, che invece quando ci sono dei contratti diversi, pensiamo alla partita IVA, pensiamo a chi partita IVA magari ha la sua ditta, ma pensiamo anche ai professionisti che hanno la partita IVA, poi magari può essere la nostra Patrizia Noto, no? Certo. Lei è una professionista, avrà la sua partita IVA, però chi lo sa come andrà il futuro. Oggi così, domani cos'ha? Non ha la sua certezza matematica. Quindi, come è il credito nei confronti di queste Beh, persone? diciamo che noi autonomi siamo un po' più penalizzati, ecco, rispetto magari ai E ti ci metti in dipendenti. Esatto, mezzo infatti ho così. detto noi. Però vabbè, basta, non è che devi dichiarare grosse cifre, comunque devi avere queste grosse entrate, basta comunque assicurarsi uno stipendio normale, e facendo i conti una mensilità normale, no? Per vedere poi quello che, insomma, per quello che una persona deve andare a chiedere. E solitamente per gli autonomi chiedono sempre l'ultima dichiarazione degli ultimi 2 anni per capire come va il lavoro, insomma, se c'è stato un incremento, una perdita. Però sì, anche gli autonomi possono avere il mutuo, confermo questa cosa. Anche gli autonomi, meno male, va? Perché insomma, diciamo che una volta la forbice era davvero importante fra lavoratori autonomi e lavoratori dipendenti, erano molti di più quelli dipendenti con il contratto a tempo indeterminato, in una situazione di solidità. Adesso, insomma, le cose stanno Cambiando. cambiando, cambiando a dismisura. E allora, rimaniamo su questo perché Massimo ci dice,
non solo la banca ti chiede, adesso ti riassumo un po' il messaggio, la banca ti chiede anche quali sono le tue spese del mese per capire se potrai far fronte alla rata. Beh, diciamo che la banca chiede sempre un estratto conto, no? Dove comunque verifica gli accrediti dello stipendio, come ti dicevo, no? E poi ovviamente le varie uscite. Le spese fisse. Esatto, chiamate cosiddette uscite, e comunque sia, vabbè, voglio dire, se uno comunque paga un affitto da 10 anni e paga 500 euro al mese, può anche permettersi una rata di 400, comunque 500 euro. Lui Però. dice proprio questo, dice: "Caspita, gran parte della mia uscita mensile è per l'affitto e le spese condominiali. Se mi concedessero questo beato mutuo, potrei E abbatterle." infatti io stavo arrivando lì adesso, no? Però non è detto perché, voglio dire, quando tu vai in affitto non ti chiedono comunque quanto prendi di stipendio, in che percentuale paghi l'affitto. È normale che la banca fa altri conti diversi, quindi non è detto che chi paga una locazione di 500 euro possa permettersi una rata di mutuo di 500 euro, perché magari prende solo 1000 euro di stipendio, capisci che per la banca diventa una pratica un po'. Sì. Insomma, un po' che zoppica, e quindi non è detto quello, però tante volte ci sono delle persone che dicono: cavoli, ma io sono 10 anni che pago una locazione di 500 euro, ma la banca magari non mi concede il mutuo quando mi converrebbe di più magari avere una rata inferiore. Quindi bisogna sempre valutare, come ti dicevo prima, non è detto che una cosa sia legata all'altra. E allora, su questa considerazione noi andiamo in pubblicità, poi torniamo perché vi diamo tanti piccoli consigli e grandi per ottenere il vostro amato mutuo. Eccoci qua, torniamo in diretta, lo facciamo con la nostra Patrizia Noto, che è promotore del credito, ossia la persona che vi aiuta a preparare tutte le pratiche e per poi andarsi a scontrare contro quel mostro della banca e vediamo se concede o no il famigerato mutuo. Sono tanti i controlli che fanno le banche, tanti paletti che mettono, però insomma, è un mondo difficile. Allora, quali sono le cose proprio che se uno ha in mente che deve fare, che da lì a poco deve chiedere un mutuo, nel futuro pensa di dover chiedere un mutuo, le cose da evitare per Allora, ecco, non sporcarsi così. diciamo che se ha avuto dei finanziamenti deve averli pagati sempre regolarmente, perché se non li ha pagati regolarmente risulta cattivo pagatore, che non abbia avuto protesti, che non abbia avuto pignoramenti, perché magari ci sono i pignoramenti perché non hanno pagato, che ne so, delle spese, oppure come mi è già successo, non hanno pagato dei mantenimenti, insomma, Ecco, bravi. Quindi, insomma, quelle cose sono cose da evitare, insomma, uno deve essere a posto. Può avere anche dei prestiti, ma l'importante è che abbia sempre pagato regolarmente. Parliamo a quei padri, a quelle madri, capita anche a volte, che non pagano il mantenimento dei figli, no? Perché in quel momento gli gira così, pensano di non potere, di non riuscire. Ecco, se appena appena potete, pagateli, perché se poi vi pignorano lo stipendio e dopo decidete di rifarvi una vita, ecco che la casa non ve la potete comprare, vero o no? Beh, Cara diciamo che sì, Patrizia, capita proprio esatto. così? No, certo, ma dico, può essere per qualsiasi cosa. Il problema è che se mettono un pignoramento su un busta paga, è perché comunque chi ha emesso quel pignoramento non ha potuto trovare altre strade per recuperare magari quella somma di cui era debitrice il cliente. Allora, proviamo ad aiutare se possiamo, Concetta. Che ci dice? Io prendo la minima perché ho fatto sempre la casalinga. Sì. Ok. Poi è successo che mi sono separata non per mia volontà, ma per Sottolinea. volontà di mio marito, che mi passa, devo dire il vero, il mantenimento puntualmente tutti i mesi. Ora io mi vorrei comprare un piccolo appartamentino al mare perché voglio andare a finire gli ultimi anni della mia vita in serenità al mare, ma non mi danno il mutuo perché il mantenimento non è parte del reddito. Ma com'è possibile? È vero, purtroppo funziona in questo modo. Allora, punto primo, ha una pensione minima. Quindi in teoria, lo Fatto sempre la casalinga. so, poverina, immagino, infatti dovrebbe prendere anche di più perché le casalinghe lavorano come tutti, Ecco. quindi questa cosa è da dire.
Però il mantenimento del marito non viene considerato, anche perché la banca non può avere quella come garanzia, perché per fortuna ha il marito che gli passa il mantenimento senza nessun tipo di problema. Però domani potrebbe non passarglielo più, quindi se la banca dovesse fare affidamento su quello, potrebbe trovarsi anche senza più quella garanzia. Quindi immagino perché non glielo diano, ecco. Ecco, questo fa un po' tristezza, Patrizia. Io spero che cambi qualcosa nella linea del credito perché iniziamo a lavorare sempre più tardi. Il sogno della casa, l'asticella si sposta verso l'alto e quindi capita che riusciamo a mettere da parte un po' di soldini per poi avere la possibilità di chiedere un mutuo, di comprare una casa quando siamo in là con gli anni, no? Magari dopo una vita di lavoro, dopo aver sistemato i figli, dopo aver pensato a tutti, ecco che magari pensiamo a noi. Qua, dopo quanti, cioè, che età devi avere perché ti concedano il mutuo? In che senso? Nel senso, io se ho 70 anni, che non ho 70 anni, ma fra 50 anni che avrò 70 anni, me lo danno il mutuo? Non ci credi che fra 50 anni? No, beh, diciamo, no, a 70 anni già sei un po' Troppo in troppa, là. sì. Magari a 60 ancora sì, ma 70 la vedo dura. Diventa Sì. difficile. Anche perché alcune banche arrivano al massimo 75 anni ed altre fino a 80, quindi cosa puoi chiedere per un mutuo per avere in 10 anni? Cioè, è sempre una cifra minima, quindi insomma diventa un po' difficile. Agnese ci fa questa domanda: cambiano i requisiti per ottenere un mutuo se io ho già un immobile che posso mettere a garanzia? Quindi non farmi garantire da nessuno, ma mettere la mia casa a garanzia. No, la banca come garanzia vuole sempre la capacità reddituale. A me è capitata una cliente che non aveva comunque redditi da sottopormi, però aveva degli immobili, ma la banca di quelle cose lì, nel senso non se ne fa nulla. Lei aveva ereditato degli immobili, non li aveva messi ancora a reddito, ma anche se l'avesse messa a reddito non è che la cosa sarebbe cambiata più di tanto. La banca comunque come garanzia effettiva, anche lì. Metti un immobile a reddito, ti pagano l'affitto, ok? La banca vede che ce l'hai affittato. Però come fa a cioè avere la garanzia di quello? Perché magari uno è lì in affitto, poi magari 2 mesi dopo se ne va via, non paga più l'affitto e la banca non può fare riferimento Io su non voglio bene quello. alle banche, perché. Però io ti ho sempre detto che nessuna banca è un ente di beneficenza, quindi anche loro faranno i loro interessi, quindi diventa Ci difficile, ecco. sono intere famiglie che si mantengono però con gli Lo immobili, so, lo so. mettendoli a reddito. Certo, però ovviamente parliamo di famiglie, magari hanno un immobile, lo mettono a reddito per dire e hanno quella l'entrata, bisogna anche capire poi che cos'è. Certo che C'è il se castello di Windsor. no, certo, bisogna poi valutare, però difficilmente. Alla banca interessa sempre la capacità di rimborso. Tu puoi avere anche 10 immobili, non gli interessa mettere l'ipoteca su tutti i 10. Insomma, uno a un certo punto, se è in difficoltà, vende la casa Certo, e esatto. ripaga la banca, no? No, anche Non perché non è che funziona vende la così. casa e ripaga la banca, interamente l'ipoteca, se poi tu non paghi più, è la banca che comunque poi deve attivarsi per la vendita dell'immobile. Quindi non posso avere una garante che sia un immobile, ma No, deve deve essere un essere garante solido, una esatto. persona che abbia un reddito. Sì. Allora, l'unione fa la forza, si sa, cara Patrizia, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, abbiamo capito che cointestarsi, viva l'amore, cioè qua mi sembra veramente più che la trasmissione sui mutui, dire vabbè, facciamo il gioco delle coppie perché è tutto più facile in coppia, perché tu ci consigli sempre a cointestarsi il mutuo. No, no, nel senso non che mi consiglio sempre di contestarti, diciamo che ovviamente bisogna pensare anche al futuro, se uno si contesta il mutuo poi si lascia, allora problemi. La cosa migliore sarebbe che uno magari acquista l'immobile, se lo intesta, se lo paghi o magari l'altro gli paga l'altra metà, le cose evitano, se non mai. Comunque, tornando alle nostre famiglie ideali, è normale che se magari uno fa un acquisto
un altro conto se comunque intervengono entrambe le parti, poi soprattutto se lavorano, è più facile si intestano avere. Immobili, è un nucleo familiare, quindi diciamo che è anche più facile avere esatto, il credito. Una sostenibilità diversa. Però quello che le remore che ci arrivano, insomma, dicono questa è la società dei single, però non si potrebbe fare il mutuo per i single? No, certo, ma ci sono. Ci sono dei prodotti dedicati ai single? Non è che sono prodotti dedicati ai single, però ci sono dei monorediti che possono richiedere il mutuo, certo. Ovvio che dipende anche da quanto. Certo che se uno ha 1200 euro al mese di stipendio e mi chiede 250.000 euro, capisci che non è sostenibile la cosa, no? Magari se uno che prende 1200 euro mi chiede un mutuo sui 70.000 euro, 65, 70, così, magari è un'altra cosa. È fattibile. Certo. Oh, poi dipende però, ti ripeto, sentire. Dall'importo, come ti dicevo. Se uno ha 1200 euro e ti chiede 250.000 di mutuo, non è possibile. Non è, anche perché non è sostenibile proprio. Bisogna anche capire quello. Però anche single possono chiedere i mutui assolutamente. Io ne faccio tanti che sono da soli, che hanno il mutuo. Certo che se uno viene da me e dichiara 500 euro al mese, è normale che anche essendo da solo non può accedere a un mutuo. Solo con la cointestazione si può avere una cifra più alta o anche avendo un garante? No, no, quello non... Perché mi sa che stiamo... Che cos'è e chi è il garante in un mutuo? È la persona che garantisce, proprio parlando in termine, garantisce sul fatto che se tu non dovessi pagare la rata, c'è questa persona che garantisce per te, paga interviene. Questa persona, interviene pagando la rata Nella intera. Maggior parte dei casi sono i poveri, cari, amati genitori esatto. che fanno questa cosa. Esatto, giusto? Quindi è quello la parte della garanzia. Infatti vi dico sempre, alcuni magari dicono, ma sì, ho fatto da garante, ma sia una cosa così. No, diciamo che prendete un bell'impegno, augurandovi sempre che la persona che comunque si è intestata il mutuo paghi regolarmente, se no altrimenti ovviamente rispondete voi. Ok, vabbè, ma i genitori si certo, sa, cuore di mamma, ma si può fare da garante anche con la pensione o serve? Sì, è sempre un reddito. Cioè, anche se uno è in pensione non può più fare da garante al figlio? No, assolutamente, anzi, no, assolutamente. Certo, bisogna anche capire che età, certo che se uno ha la pensione ma un genitore ottantenne, capisci che non è proprio una garanzia, lo so. Però non è una garanzia accettabile. Ok, però torniamo al punto A, ossia che siccome chiediamo i mutui sempre più tardi, è probabile che i nostri genitori, tu immagina quando chiederanno il mutuo ai nostri figli, no. che siamo diventate mamme tardi, figurati, saremo vetuste. Cioè, ci inventeremo qualcosa, qualcosa. Venderemo i nostri gioielli per comprare la casa ai nostri pargoli. Vabbè, si scherza. Andiamo avanti perché ci sono delle cose che riguardano poi una volta che abbiamo ottenuto il mutuo, ci siamo così guadagnati, aggiudicati un tasso che in questo momento è molto basso, abbiamo detto. Uh-huh. Insomma, come, diamo dei numeri, cara Patrizia. Ma facci sognare, cosa ci potresti far ottenere in questo momento? Come dicevo sempre, dipende dalla percentuale ovviamente della richiesta, perché i mutui variano, c'è magari chi ti chiede il 50%, il 60%, ovviamente abbassando quella soglia lì è normale che si riesca a avere dei tassi vantaggiosi, però parliamo nella normalità, mutuo dell'80% riusciamo magari a avere un 1,20, 1,30, comunque sono tassi comunque bassi, diciamo che anche chiedendo un mutuo al 100% in base ovviamente all'età, perché se hai meno di 36 anni, non è preso una casa e tutto, anche lì ci sono i tassi vantaggiosi, ti permette di avere il 100% comunque della richiesta. Ripeti bene, sei meno di 36 anni? Sei meno di 36 anni, comunque se chiedi un mutuo per l'acquisto di prima casa, ovviamente puoi riuscire ad avere, sempre ovviamente acquistando la casa, parlo di nucleo familiare e tutto, e riesci ad avere il 100% con la banca stessa, riesci ad avere un tasso agevolato facendo intervenire il Consap, quindi diciamo che di agevolazioni ci sono. Tornando al discorso di prima, non è vero che magari chi non ha un bel po' di soldi da parte non può acquistare un immobile, perché se ci sono i criteri comunque lo puoi fare, ma puoi chiedere anche un mutuo, anche se hai superato i 36 anni puoi chiedere un mutuo al 100%, è ovvio che comunque magari cambia un po' il tasso, per dire.
Però esistono anche quei prodotti lì, voglio dire, se uno rientra, perché non dovrebbe usarli, no? Ecco, è interessante questa cosa, perché ovviamente se uno avesse i soldi non si fa il mutuo, spesso. Ma no, infatti magari i soldi per le spese, ovviamente le spese sono il notaio, se c'è l'agenzia immobiliare, se c'è magari un promotore edilizio di mezzo e tutto, comunque sia, fate conto che l'incidenza può essere in circa del 10-12% delle spese, no? Considerando l'agenzia immobiliare. Quindi se uno magari ha un po' di quelle spese da parte, può accedere a un mutuo al 100%. E questo è ovvio, molto bello. Maria Rosa non avrà mai il tasso di chi magari chiede un mutuo del 50%, 60%, perché è normale, comunque sia, la banca ha un'esposizione diversa da chi comunque non ha comunque liquidità da poterci investire prima, no? E quindi comunque diverso. Però diciamo che sono rate sostenibilissime, magari uno anziché pagare l'affitto si paga la sua rata di mutuo alla sua casa. Ok. Al momento non è il caso di questi periodi perché i tassi sono già molto molto convenienti, però ricordiamo anche che se si accede al credito con un tasso non proprio bellissimo, se il mercato cambia ce lo si può far cambiare il tasso. Sì, si può chiedere una rinegoziazione direttamente con la propria banca, quindi si può richiedere di vedere il tasso e poi comunque sia, ve l'ho sempre detto, se non si è contenti e magari siete convinti che un'altra banca, comunque chiedendo un preventivo, riuscite ad avere un tasso migliore, si può sempre fare la cosiddetta surroga che inizia a piacere un po' di persone. Te la chiedono, eh? Perché comunque non si sostiene nessuna spesa, né di notaio, né di perizia, di imposte, niente, e anche la spesa del notaio sarà a carica della nuova banca che vi concederà il mutuo. Come avevo detto l'altra volta, nessuno è obbligato a concedervelo, la surroga si fa sostanzialmente per avere la possibilità di avere un tasso migliore e quindi una rata più sostenibile. È ovvio che non si fa una surroga per avere una rata più alta, se no non converrebbe a nessuno. E quindi diciamo che è una cosa abbastanza conveniente. Allora, non trovo il nome, però fa niente, magari lo trovo dopo. Allora, questo telespettatore ci fa questa domanda a proposito di rinegoziazione sì. Surroga. È proprio il mio caso, quello di cui parlava Patrizia, ho ottenuto un mutuo agevolato perché meno di 36 anni. Uh-huh. Anche, cioè, posso ugualmente chiedere la rinegoziazione alla surroga o siccome ho avuto delle agevolazioni a me negata? Allora, la surroga la può richiedere tranquillamente. Quando poi andrà nel nuovo istituto, l'istituto di credito che poi gli farà la surroga aprirà praticamente, entrerà nel sito Consap e chiederà portabilità, nel senso che quella garanzia che aveva chiesto per l'altra banca verrà trasferita in un'altra banca, quindi è una cosa che fa direttamente la banca, comunque si può fare. Si può fare, esatto. Non perché ho avuto già delle agevolazioni. No, la può trasferire in un'altra banca, fa una surroga, semplicemente l'altra banca si prenderà carico di questa cosa, di richiedere alla Consap, che comunque è il fondo che ha garantito per avere il mutuo al 100%, di poterlo trasferire. Manuel ci dice, la banca alla quale ho chiesto la surroga mi ha chiesto una cifra per analizzare la pratica, può cioè? Essere? No, in che senso? Le ha chiesto di pagare per... Ma in me non è mai successo. Ribadiamo che è gratuita. Ma assolutamente, uno può andare in una banca e chiedere un preventivo, dire guarda io sono con questa banca, ho questo tipo di tasso, voi avete qualcosa migliore da offrirmi, allora loro gli daranno un prodotto, però mi sembra strano che gli abbiano chiesto questa cosa. Allora facciamo sempre attenzione perché abbiamo detto prima che la truffa è sempre dietro l'angolo. State attenti, Manuel, stai attento che tu ti sia rivolto davvero a una banca. Ah, esatto, non vorrei che si sia rivolto a qualcun altro perché c'è dubito che la banca gli abbia chiesto insomma il costo della pratica ecco. Solamente per valutargli se poteva fargli la surroga. La possiamo dire forte e chiaro questa cosa che le banche non fanno pagare i preventivi? Ma assolutamente no. Te immagina la signora Noto passerebbe la giornata a pagare i preventivi alle banche, cioè la banca te lo deve fare. Ma lo fa anche un cliente normale, cioè non ho mai sentito che una banca potesse chiedere qualcosa per un preventivo. Quindi fatevi suonare il campanello d'allarme, se vi chiedono soldi per il preventivo
probabilmente non Maria, è una banca. Maria, non vorrei che si sia comunque, che abbia chiesto magari a qualcun altro, ma dubito che sia andato direttamente in banca, però non lo specifica, no? Gli ha detto che hanno chiesto un preventivo, ma non ha specificato. Ha chiesto un preventivo per la surroga, la banca gli ha chiesto. Allora, o c'è qualcuno di mezzo, ecco, esatto. Ecco, o c'è, si è messo di mezzo un promotore creditizio che fa finta che la, sia stata la banca. E fa finta soprattutto di essere un promotore creditizio, perché se una persona si era scritta all'albo non avrebbe mai chiesto una cosa del genere. Ok, ok. Quindi un chiamiamolo così, non sporchiamo la categoria, ha ragione la nostra Patrizia Noto, tiene alta la bandiera dei promotori creditizi che non si permetterebbero mai quelli iscritti all'albo di fare una cosa simile. Se un intermediario qualsiasi si fosse messo in mezzo, magari fa finta che è stata la banca a chiedere questi soldi, ma ve li chiede lui, e per fare bella figura con voi, questo può essere. Ma no, infatti, però ti ripeto, difficilmente la banca ti chiede i soldi per avere un preventivo. Cioè, difficilmente, comunque cioè, non ma non deve esiste fare. Proprio. Ok. Cara Patrizia, ma ancora ci si scontra con intermediari vari che si mettono in mezzo, che non sono... Beh, purtroppo ne capitano, perché magari, poverini, ci sono delle persone che magari sono state, insomma, truffate da questi qua. Io vi dico sempre di fare attenzione, cercare di rivolgervi a dei veri professionisti, perché purtroppo... Ci sono anche tutte possiamo chiedere le referenze, cioè tu ti offendi se vengono da te e ti chiedono signora ma lei è scritta all'albo, mi fa vedere? No, anche perché io ho proprio degli obiettivi da visita con il QR, con il codice, comunque che anche se ti collego il telefono ti indirizza direttamente sul mio sito, cioè proprio scritto quello che faccio, insomma scritto all'albo. Però se una persona mi chiede comunque sia le mie credenziali, assolutamente no. Anzi, vuol dire che... Chiedete referenze, perché è l'unico modo in questo mondo di squali per veramente non incappare in delle truffe. Esatto. Ecco, assolutamente, non va bene. Quindi, hai detto che ti stanno chiedendo tante surroghe, si lavora con le surroghe? Beh, diciamo che è una cosa che inizia a piacere, perché ovviamente se, fino a quando non la conosci fai un po' più fatica, però c'è tanta gente che ha afferrato bene... Cosa voglia dire surroga? Magari anche grazie a noi, no? Può ne abbiamo essere, parlato tanto. Può essere, sai, magari passaparola così, può essere, ci può stare. Bene, siamo contenti. E ci è arrivata un'ultima domanda che riguarda l'assicurazione. Ne abbiamo già parlato tante volte anche dell'assicurazione. Non se ne occupa il promotore creditizio, no, è una cosa specifica. Proprio, sì, certo, anche noi abbiamo delle assicurazioni, comunque cioè nel senso abbiamo anche quelle, però solitamente è la banca magari che le propone. Io consiglio sempre di farle, anche perché le cose della vita non si possono mai sapere, e comunque sono delle cose che poi vanno a tutela vostra o comunque dei vostri cari, quindi come dicevo è sempre conveniente farla. Ok. E magari si può anche pensare di andare a integrare l'assicurazione appunto che propone la banca, perché insomma siccome appunto i tempi sono duri e difficili, un tempo indeterminato si può trasformare da un momento all'altro in una perdita di lavoro, e l'abbiamo visto, quindi è sempre meglio tutelarsi, pensare prima. Allora, il tempo a nostra disposizione, cara Patrizia, è quasi terminato. Oggi abbiamo fatto così, un excursus in tutto quello che riguarda un po' l'argomento dei mutui. Dalla prossima puntata scenderemo nel dettaglio, non dico che facciamo i preventivi in diretta, però dateci i vostri dati, dateci le vostre situazioni e noi vi diremo se il semaforo è verde, se c'è qualcosa da sistemare magari prima di andare in ufficio. E grazie di essere stata con noi. Grazie a voi, è sempre un piacere. E grazie a voi di aver iniziato con noi la settimana, spero di ritrovarvi anche domani. Tornano i sindacati, torna la CISL con Elena Maga. A domani.